Il 1907 vide un fondamentale rinnovamento stilistico nel mondo dell'arte. Ispirato dalle immagini frammentate del padre dell'arte moderna, Paul Cézanne, lo spagnolo Pablo Picasso dipinse Les Demoiselles d'Avignon. Questo quadro presentò al mondo il cubismo, uno stile che rappresentava un soggetto attraverso forme geometriche dalla prospettiva multipla. Lo seguì l'artista francese Georges Braque con la sua opera cubista ed entrambi gli artisti continuarono a produrre opere dai colori neutri e dalle caratteristiche complesse, alterando profondamente il corso dell'arte del XX secolo.